Bentornati su Digital Bench, finalmente Matteo Ficara, un filosofo sulla mia panchina digitale. Vi presento ufficialmente Matteo Ficara per chi non lo conosce, ma in realtà l'avrete sicuramente visto attraverso tutte le sue piattaforme digitali a raccontare di una serie di percorsi. Adesso ci guiderai anche tu sulla mia Digital Bench, tutto quello che è il tuo mondo, quindi parto dalla filosofia per poi arrivare a dove ci porterai tu. Bel viaggio allora. Esatto, Matteo ci intratterrà per una serie di settimane e quindi stabiliremo poi quante, in quale modalità, per poi magari finire in una live. Mi farebbe piacere averti anche in una live e avere magari maggiore tempo, no? Per dialogare. Per accompagnarli soprattutto. Per accompagnarli. Andare in profondità. Esatto. Ok, allora io ti lascio la parola. Ah, così, ok. Ciao, ben trovati. Difficile oggi presentarsi come filosofo perché un po' troppo spesso la filosofia è stata vista come lo studio del pensiero degli altri filosofi, quelli storici, che ci sta, bellissimo, importantissimo, utilissimo, da consigliare, però la filosofia, per come la vedo io, per come piace a me fare filosofia, è imparare a pensare, o meglio ancora liberare la propria facoltà del pensiero. E quindi il mio impegno in questo momento, infatti molti mi chiedono qual è il tuo lavoro, e io ho una doppia risposta, no? Cioè, un lavoro e un impegno, quale vuoi sapere prima? Perché come impegno è proprio il continuo dare contenuti, che sia online, che sia nei miei libri o che sia nelle conferenze, per prendere i mattoncini basilari dei nostri sistemi di pensiero, che spesso sono parole, concetti, idee, immagini, smontarli come fanno i bambini per conoscerli meglio, per avere una maggiore consapevolezza di questi, e poi ricostruirli per ricostruire un pensiero più nostro, più consapevole. E poi invece come lavoro organizzo eventi, tengo corsi in aula e conferenze, quindi questo è più il lavoro pratico, se vuoi, però l'impegno è importante. E quindi ecco, la mia filosofia è questa: andare a intercettare sistemi di pensiero, mattoncini fondamentali di questi sistemi di pensiero. Per esempio, adesso sto a Roma a fare delle lezioni, e quindi è uscita anche la notifica è uscita la notifica sul telefono perché dobbiamo andare all'evento di Matteo Ficara tra mezz'ora. Bellissimo, in diretta. È proprio stato il goppo praticamente. Queste lezioni che sono su, ognuna su una parola specifica: rispetto, meraviglia, eros, desiderio, immaginazione e coscienza. Ognuna di queste la smonteremo per andare poi a rivederle in un modo diverso, vedere come questa parola è in realtà un territorio della psiche e quindi ci influenza, ci fa agire, e saperla ricostruire più nostra ci permette di essere più liberi nel pensiero e nelle azioni di ogni giorno. Bene, allora io innanzitutto ti ringrazio anche per esserti seduto già qui con me sulla mia Digital Bench. Prego. Darei l'appuntamento ai nostri amici in una delle prossime settimane ad esplorare tutti questi pezzettini da smontare e ricostruire insieme. Un puzzle. Esatto, e io vi saluto perché vado tra poco a sentire appunto l'evento, uno dei, diciamo, degli speech, degli interventi di Matteo Ficara, che è qui a Roma. E quindi ciao! Ciao, grazie.